Ciao, oggi vi voglio parlare delle turbine smart e quale posto migliore per farlo a posto su un armadio. Allora, molto spesso revisioniamo motori smart e ci capita nel momento in cui li smontiamo, che partiamo con la revisione, di imbatterci nella turbina. Queste turbine purtroppo vengono molto sovraccaricate per il loro utilizzo, le manutenzioni non sono mai molto regolari e arrivano a usurarsi, a tal punto che poi sono principalmente la causa della rottura dei motori smart. Perché vi voglio parlare di queste turbine? Perché oggi come oggi in commercio se ne trovano veramente di ogni. Queste turbine, quelle originali, hanno dei costi abbastanza importanti. Addirittura sfiorano il costo di un motore stesso revisionato. Calcolate che noi un motore revisionato lo facciamo pagare montato, tagliandato, installato, con la garanzia IVA compresa, 1450 euro, utilizzando tutti i ricambi originali smart. La turbina originale Garrett ha un costo mediamente tra le 800 e le 900 euro, poi dipende dalla sigla, ma non voglio parlare tanto della turbina originale smart, nel senso che su internet, su subito.it, su Facebook, su YouTube o altri canali che vendono telematicamente, così come eBay, ci sono delle turbine di dubbia provenienza, nel senso che sono turbine belle, esteticamente le vedete, le prendete anche in mano, le toccate, sono fatte bene, sono uguali, identiche alla turbina originale. Il problema è che i materiali con i quali sono costruiti non sono gli stessi, o meglio, la fusione, facciamo un esempio, la fusione del collettore in ghisa della turbina, della Smart, deve resistere a temperature talmente elevate perché la dilatazione termica e lo shock termico che deve sopportare su questo motore è veramente molto elevato. Le turbine di queste, diciamo, nuova generazione che trovate su internet, ma che in realtà poi sono veramente un po' delle turbine di scarsa qualità, nascondono queste insidie, nel senso che esteticamente di montaggio sono identiche, cioè perfette, molto belle, molto funzionali, non hanno nessun tipo di problema. Poi quando le montate vi trovate in grosse difficoltà. Proprio in questi giorni è ritornata indietro una Smart alla quale aveva anche dato, revisionato il motore. La macchina ha fatto circa 1000 km, la turbina la procurò a lei proprio acquistandola da questi siti e guarda caso in 1000 km il collettore di scarico, che non è originale, si è sciolto. Cosa significa? La parte che comanda, la parte pneumatica che comanda l'apertura della valvola wastegate si è staccata, non è rimasta incastrata nell'alloggiamento perché la temperatura elevata ha fatto sì che questo componente si staccasse e la macchina non andava più. Non ha provocato danni al motore, ha provocato un problema economico al cliente. Il cliente ha comprato questa turbina su internet, ha speso, ipotizziamo, 400 euro, la metà di quello che costa originale. Sì, può essere, vero, ha risparmiato. E adesso però deve rismontare, abbiamo dovuto rismontare tutto. La conseguenza è che probabilmente ne spende anche di più tra rismontare, rifare, fermo macchina, riportarla qui, rifare di là. Quindi non è assolutamente vero che se risparmiate su dei prodotti che non sono di qualità, poi non incappate in problemi. Quindi state attenti, non fidatevi subito di ciò che trovate su internet e magari chiedete un consiglio al vostro meccanico di fiducia, al vostro preparatore, al vostro amico che magari è un po' più esperto. Ricordatevi che sulle turbine smart ci sono questi problemi. Quindi adesso vi faccio vedere delle foto per farvi capire come poi questa turbina è stata riparata da chi gli ha venduto la turbina stessa a questa nostra cliente. Per il momento è tutto, vi ringrazio e alla prossima. Un saluto, ciao da Manuel Sabatino.